Riscaldamento B-Balanced. Iniziare ogni allenamento B-Balanced con il riscaldamento. Il riscaldamento è necessario per aumentare il battito cardiaco, mobilizzare le giunture e preparare il sistema nervoso ad una superficie instabile. Adesso il nostro allenamento sulle nuvole può iniziare. Iniziamo sul cuscino di bilanciamento con i piedi rivolti agli angoli del cuscino. Iniziamo a marciare. Prima di tutto riscaldiamo le mani. Trofiniamo forte le mani facendole diventare calde. Ancora. E ora lavarsi le mani. Facciamolo forte. Il movimento rafforza la circolazione sanguigna e le mani si scaldano. Cambiamo ora senso di direzione. Questo ci sembrerà forse un po' strano perché normalmente ci laviamo le mani in una sola direzione. Sentiamo l'effetto. Cambiamo movimento. Intrecciamo le mani, pollici verso su e riposo. 2, 1, sciogli. 1, 2, 3, sciogli. 2, 3, sciogli. 1, 2, sciogliamo e stendiamo le dita. 1, 2, 3, riposo. 1, 2, 3. Guardiamo come marciamo. Piedi rivolti all'esterno. Ora spalle indietro e riposo. Indietro e riposo. Contemporaneamente il petto va in fuori. Concentrati sul movimento. Indietro e riposo. Ora le mani. Stendiamo le dita, pollici rivolti in avanti, petto in fuori. Ora spingiamo le braccia indietro, uno alla volta. Le spalle rimangono giù, pollici rivolti in fuori. Ancora 3, 2, adesso un po' più in alto, all'altezza della spalla. Indietro. Stendiamo al massimo le braccia, movimento giù fino alla parte posteriore del corpo. In alto e riposo. Braccia in alto. Allarghiamo le dita, pollici rivolti indietro. Ancora 4, 3, 2. Ora niente braccia, solo marcia. I piedi sono rivolti all'esterno. Adesso cerchiamo di trovare la fine del cuscino di bilanciamento. Stendiamo le braccia e andiamo a battere leggermente con le punte dei piedi. Destra, sinistra, destra, sinistra. Negli angoli del cuscino di bilanciamento. Battiamo leggermente. Le braccia ci aiutano a stare in equilibrio. Toccare e su il ginocchio. Toccare e su il ginocchio. Toccare e su il ginocchio. Il ginocchio è rivolto all'esterno e il piede è flesso. Ora tocchiamo solo gli angoli. Cambiamo. Knee lift. Su il ginocchio e tocchiamo l'angolo. Cambiamo sull'altro lato. Sul ginocchio e tocchiamo l'angolo. Il ginocchio è rivolto all'infuori e il piede è flesso. E tocchiamo solo gli angoli. Adesso 4 volte su il ginocchio. 3, 2. Ancora il ginocchio su. 1, 2, 3. E ultimo. Tocchiamo gli angoli. 4, 3, 2, 1. Tenere su il ginocchio. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Tenere su il ginocchio. Chiudi. Destra, sinistra,
Ginocchio su, mantenere l'equilibrio. È un po' difficile, eh? 1, 2, 3, 4 volte ginocchio su. Cambiamo. Sul lato. Un piede è sul cuscino di bilanciamento. L'altro è sul materassino. Dondoliamo le braccia. Alla nostra destra e sinistra. Una gamba è piegata, l'altra è tesa. Le ginocchia sono piegate sul dito medio del piede. Un braccio solo. Ci stiamo riscaldando? Due e un'altra volta ancora. Un bisschen wärmer. Vier noch. Drei. Ganz locker den Arm. Ora allarghiamo le dita e stendiamo il braccio. Nach oben. Genau. Ganz lang machen. Quattro volte ancora. Tre. Due. Uno. Verso l'alto adesso. Ruotiamo il braccio. Contorsione all'esterno della spalla. Ancora due. Ora facciamo un semicerchio di fronte a noi. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Niente braccia. Tocchiamo solo il cuscino. Più stretti sul cuscino. E adesso dall'altra parte. Attenzione al ginocchio. Con due braccia adesso. 8 volte. Il piede sul cuscino deve essere rivolto verso l'angolo del cuscino e il ginocchio piegato verso fuori. Adesso solo il braccio sinistro. Allunghiamo tutto il corpo. Dondoliamo solo un braccio da una parte all'altra. Adesso apriamo le dita. Pollici in su. Braccio allungato. Adesso la torsione. E il semicerchio avanti a voi. 7, 6, 5. Ancora 4, 3, 2, und der letzte. Niente braccia ora. Di nuovo sul cuscino di bilanciamento. Battiamo leggermente sugli angoli anteriori del cuscino. Ganz aufrecht bleiben während der Bewegung. E ora possiamo iniziare la prossima sezione del programma Be Balanced.